sarà i cittadini che si esprimeranno rispetto alla presenza dell'ILVA in modo particolare nel territorio. Con il dottor Bellacicco in modo particolare vorrei andare a sviluppare la parte sanitaria, perché nel suo primo intervento ha fatto riferimento ad una forma di inquinamento che attiene la nostra psiche, e di conseguenza le patologie che questo inquinamento, questo tipo di inquinamento va a provocare. Noi siamo in possesso, mi ha appena fornito la copia, di quelle che sono le malattie provocate, cioè l'incidenza, no, sulla salute dell'inquinamento. Quindi sono indicate tutta una serie di forme tumorali, però chiaramente non c'è invece riferimento alcuno rispetto all'inquinamento psichico a cui ha fatto riferimento il dottor Bellacicco. È importante, no? Ecco, io chiedo di esplicitare, anche i nostri telespettatori, questa informazione di cui lei è in possesso. Allora, questo argomento, da neuropsichiatra ovviamente, io l'ho portato con alcune mie relazioni nell'ambito di alcuni miei congressi nazionali, perché è un aspetto che è stato sempre sottovalutato. Solitamente noi indichiamo come malattia, lo stesso pregiatissimo studio Sentieri, poniamo come malattia tutto ciò che poi ha un riscontro strumentale e biologico, quindi certificato, una frattura, noi diciamo che c'è se la radiografia ci dice che ce l'ha. Con la psiche il discorso è diverso, perché noi non abbiamo strumenti tecnologici che possano esplorare la psiche. Allora, che cos'è il benessere psicofisico? Il benessere psicofisico a cui ambisce l'essere umano è quell'equilibrio che si ha fra tanti fattori che giocano contemporaneamente nel nostro interno. Le relazioni, le figure importanti, padre, madre, il mito, la moglie, i figli, gli amici. Le dinamiche inconsce, le tragedie inconsce, il cui superamento ci porta poi allo sviluppo prima di diventare esseri umani adulti. Questi elementi di natura psichica sono sempre costantemente dentro di noi e sono massicciamente condizionati da un fattore che non dipende dall'inconscio, ovvero il condizionamento esterno, i fattori esterni. Bene. Cari amici, io nel mio studio entro nelle vostre famiglie, nelle vostre problematiche, e tanti miei pazienti in questo momento mi staranno seguendo, quindi capiscono bene di che cosa vado a parlare. Quando all'interno di una famiglia sono presenti alcuni valori importanti, che sono l'amore, l'amore verso la consorte, l'amore verso i figli, il dovere. Il dovere è quello di provvedere al sostentamento della propria famiglia. Il mondo esterno, ovvero vivere in un ambiente gradevole, rilassante, soprattutto civile. Il soddisfacimento di tutti questi elementi ci porta ad avere uno stile di vita piacevole. Paradossalmente, la situazione di piacevolezza dello stile di vita si trasforma in biologia, perché noi abbiamo una produzione endorfinica, scusate le parole tecniche, produciamo alcune sostanze che ci danno la sensazione del benessere, e quelle stesse sostanze non fanno altro che aumentare le difese immunitarie. Bene, entriamo adesso nel contesto delle famiglie tarantine. Il capo famiglia che deve pagare la casa, mantenere la moglie e crescere i figli, sa benissimo che è sulle sue spalle il duro compito di provvedere dal punto di vista economico al sostentamento di questi affetti, come ora, meno anni fa. Sa benissimo che andare a procurarsi questo stipendio mina massicciamente la sua salute, corre il rischio di ammalarsi, e corre il rischio di ammalarsi non così, ma di malattie mortali.
La moglie questa situazione la percepisce benissimo, vede il marito tutti i giorni che va a lavorare, vede in che condizioni va a lavorare e matura fantasmi. Madonna, e se un domani succede qualche cosa a mio marito, perdo l'amore, mino la sicurezza dei miei figli, rimango senza casa. I figli di riflesso, anche se non capiscono, ma emotivamente assorbono queste dinamiche. Insomma, una reazione a catena. A catena, che coinvolge tutto il nucleo familiare. Adesso moltiplichiamo questa famiglia per decine di migliaia di persone interessate alla grande industria, non parlo solo dell'Ilva, ma di tutta l'industria tarantina, sono decine di migliaia le famiglie. Che situazione psicologica c'è all'interno di queste famiglie? Si sviluppa una situazione nevrotica, di conflitto fra le istanze del principio di realtà, devo mantenere i miei cari, i pericoli che cui questo comporta, corro il rischio di ammalarmi seriamente, la drammatica dinamica, la tragedia che sta sempre di noi, cioè quella di rimanere soli, la sindrome di abbandono. Il fantasma che sempre ci accompagna da quando nasciamo a quando moriamo. I bambini la vivono questa situazione. E se papà va a morire, la moglie la vive questa situazione. E se viene a mancare via mio marito, e se vengo a mancare io che di riflesso mi respiro pure quest'aria, i miei figli che fine devono fare? Ecco, questa sua relazione, queste sue osservazioni, che tipo di riscontro hanno avuto negli ambienti in cui le ha... Riscontro massiccio, interessatissimo, tant'è che la collaborazione poi è aumentata. Ha seguito la stessa dinamica di quando una quindicina d'anni fa io portai nei miei congressi il tema della dipendenza da internet. All'epoca non se ne parlava. Adesso voi, come fui all'epoca vate... Queste situazioni ce le troviamo negli studi professionali. Questa situazione è la stessa. Noi negli studi professionali, oltre alle malattie classiche, organiche, mi è venuto il tumore, mi è venuta l'allergia, mi è venuta la crisi respiratoria, tutte patologie strettamente legate all'inquinamento, vengono le famiglie depresse. Un essere umano che non ha una prospettiva di futuro è un essere umano predisposto alle malattie, predisposto alla depressione, e la depressione può essere vissuta come tale, uno la percepisce, sono depresso, o può essere somatizzata. Somatizzata significa che una persona, ciascuno di noi, non vive la depressione in quanto tale che mi possa portare a dire sono depresso. No, mi sveglio la mattina e dico mamma che mal di testa ho, che peso dietro il collo, quanti di voi, sto parlando con voi amici miei, quanti di voi hanno quel fastidio dietro il collo e poi l'imputato è sempre la cervicale, che non c'entra assolutamente nulla. Quanti di voi hanno il cuore, po, comincia a battere, non uso il termine tachicardia per farmi capire, il cuore batte veloce, ho il nodo in gola, ho il peso sullo stomaco, ho l'insonnia, dice dottor sto male. Solitamente queste cose vengono trascurate perché se ci affidiamo alle indagini strumentali, c'hai la crisi respiratoria, facciamo le reflessologie, non c'è niente, è tutto a posto. Come non c'è niente? Io sto male, dice il paziente, e questo lo destabilizza ancora di più, perché è molto più facile sopportare un disturbo sapendo di avere una malattia. C'ho il bruciore di stomaco, sì, la gastroscopia mi ha detto che ho la gastrite, me ne faccio una ragione, prendo l'antiacido e il discorso finisce lì. Molto più subdolo, molto più pericoloso è, c'ho il bruciore di stomaco, ma il dottore mi ha detto che non ho niente, basandoci sulla patologia organica, su quello che ci dice la gastroscopia, ma non è che non c'è niente, la paziente sta male, sta malissimo. Grazie dottor Bellacicco per queste informazioni, chiaramente ritorneremo sull'argomento per approfondire.